Per secoli la letteratura ha parlato una sola lingua, quella maschile, per lo più al passato remoto. Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso, Ariosto, Leopardi, Manzoni, Verga, Montale, Ungaretti e via canonizzando. Tutti maschi, tutti morti. Ha parlato al maschile e continua a farlo, imperterrita, benché in giro ci siano ancora pulsanti di vita e di creatività, grandissime autrici, degne di misurarsi con i monumenti del canone. Perché, parafrasando il titolo di un famoso album dei Pink Floyd, non esiste solo The Male Side of the Moon, c'è anche la cosiddetta altra metà del cielo. E questa piccola, minima antologia di versi al femminile, frutto di scelte al femminile di una classe tutta femminile, è un tentativo di costruire l'altra faccia del canone, se proprio di canone si deve continuare a parlare. Quattro nomi, quattro grandi, diversissime voci poetiche, di cui due ancora in vita: Alda Merini, Antonia Pozzi, Patrizia Cavalli e Patrizia Valduga. L'idea dell'antologia è nata in maniera del tutto spontanea. Le 21 ragazze della quinta A linguistico del liceo statale Enrico Medi di Senigallia hanno selezionato una poesia da quattro opere delle poetesse in questione, elaborando un commento più o meno esteso, che è essenzialmente frutto di un lavoro di riflessione personale, senza la mediazione del manuale o il supporto di fonti esterne, soprattutto senza valutazione finale. Grazie all'applicazione Book Creator, l'antologia è diventata un ebook o libro digitale che potrete leggere e consultare collegandovi al link che troverete alla fine del video. L'antologia è quel che si definisce un compito autentico o di realtà, che è il prodotto finale di un percorso didattico. Tuttavia, l'autenticità non è solo conseguenza del presunto aggancio alla realtà, la creazione di un ebook, ma nasce anche dallo stimolo a mettersi in gioco integralmente, facendo leva sulle proprie risorse, senza affidarsi a supporti esterni, proprio perché non c'è il voto a certificare l'acquisizione delle famose competenze. Competenze che, come dimostra la qualità dei testi scelti e la profondità di alcuni commenti, sono state comunque raggiunte.